mercato l'ha fatta da padrone, ritmi bassi. Ma va bene così? Ma non direi proprio bassissimi per il caldo, perché è stata una bella partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Noi dobbiamo un po' da recriminare, perché abbiamo avuto 5 occasioni dove abbiamo calciato verso la porta. È un problemino che ci portiamo dietro da tutto l'anno, quindi non era certo oggi. Volevamo fare quel punto che ci dava la matematica. Alla fine, dopo, dobbiamo ringraziare, in modo di dire, abbiamo le altre due squadre che così pareggiando tra di loro non arriveranno mai a 36, quindi anche noi festeggiamo una salvezza. La prestazione dei ragazzi è stata generosa, avevo delle defezioni dove non bisogna mai lamentarsi, però lo faccio i complimenti ai miei giocatori, perché hanno fatto un calcio ordinato, propositivo, perché appunto le occasioni da gol penso che le abbiamo avute più noi della Pievigina. Dopo il momento dove che la partita stava andando verso il tramonto, loro avevano delle armi in panchina, hanno fatto dei cambi che hanno mantenuto il livello alto della Pievigina, invece noi magari in quel momento là, la stanchezza e un paio di giocatori che da un po' che non giocavano, che sono stati esemplari chiamati in causa oggi, abbiamo calato un attimino e è venuto fuori il gol. 36 punti sono quelli che sono lo specchio del campionato dello Spinea? No, allora lo specchio del campionato dello Spinea, meritava qualcosina in più sicuramente. Cioè, non siamo in linea con le aspettative, quindi sono il primo responsabile, sono io, e sono molto critico nei miei confronti. Le aspettative erano una salvezza anticipata? Una salvezza anticipata, però a un certo punto del campionato eravamo anche in una zona dove magari siamo fatti un po' ingolosire. A parte la stranezza dell'intero campionato, perché fino a poco tempo fa c'erano le squadre che erano chiuse in 5-6 punti. Sì, noi in un determinato momento eravamo anche lì a ridosso. Ciao Pippo, eravamo lì a ridosso ed è successo qualcosa che andremo ad analizzare con calma. Un ingranaggio, qualcosa che ha fermato un po' l'ingranaggio, la crescita della squadra. È l'ingranaggio che va ad analizzare, è per migliorare il futuro, quindi lei resta a Spinea? No, io il mio futuro lo deciderò a termine del campionato con la società. Società. Ma le sue intenzioni allora? Ma non le dico adesso, manca ancora una partita. Non voleva darmi la formazione. Io sono molto. Scherzo, molto, molto. Mi nascondo in questa situazione qua. E non sono neanche io in linea, appunto, con. Speravo di fare meglio, speravo di portare lo Spinea ad una posizione differente di classifica. Oggi è stata una sofferenza, però devo ringraziare i ragazzi, perché tutta la stagione non è facile. E fai i complimenti, perché sono loro i principali artefici. Io posso star là quanto voglio, rompere le scatole, ma sono loro che vanno in campo. Adesso testa sgombra, domenica prossima la salvezza raggiunta eccetera, ci sarà domenica prossima per tutti? No, c'era spazio sì per fare sicuramente delle scelte, però sarebbe bello chiudere, visto che sono due squadre che si giocano una preamichevole estiva, perché anche Vittorio Veneto ha poco da dire, sarebbe bello chiudere con una bella prestazione, magari anche con una vittoria tra le mura amiche. Ok. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Ciao, complimenti.